siete sempre voluti bene. Sembravate fratello e sorella. Io chiudo gli occhi solo per un momento. Si torna in azione. Giovanni, non potrai sapere quanto Boozer sente la tua mancanza. Eddie. Ehi, Deacon, di che hai bisogno? È per Boozer. Non sta bene? Sì, no, cioè... Beh, no, non si sente proprio male, è solo... Deve abituarsi all'idea, te l'avevo detto. Non hai qualcosa di forte? Psicofarmaci o antidepressivi? No, mi spiace. Ok. Aspetta. Ho saputo cos'è successo. Ha inseguito quei bastardi assassini di cani. Già, e per poco non ci faceva ammazzare. Beh, forse è proprio questo il punto. Che per poco ci faceva ammazzare? Rifletti. Cos'è che William ama tanto da mettere in pericolo la sua stessa vita? Non è il suo corpo ad avere bisogno di cure. Servono cure per la sua anima. Capito. Grazie a te. Ehi, giravoce che stai cercando quegli elicotteri spia della Nero. È così? Ne ho visto uno la scorsa notte. Ok, ci vediamo, Dick. Ultimo giorno. Ah, Deacon, che bello vederti. Blair! Santo cielo, Deacon! Ho sentito che merito tuo se abbiamo di nuovo la corrente. Grazie. Sì, beh, ti hanno informato male. Merito di Ricky. Ringrazia lei. Ah, Ricky? Ah, potrei baciarla, ma non dirlo a Bri. Digrignava i denti così tanto che sembrava un cane. Ah, ottima scelta. Sì, ottimo. Povero studente. Ha iniziato a dilaniarmi la gola. Ok. Mi sono allontanata subito senza esitare. Fatti vedere più spesso. E come dicevo, questo è stato il mio ultimo giorno di lavoro. E non so. Two Dog è tornato. Cosa? Dov'è? Dimmi solo dov'è. È scappato quando mi ha visto. Jeremy l'ha seguito, lo so. Ho cercato di fermarlo. Cazzo, dove, Ricky? Jeremy è arrivato alla vecchia segheria. Ma secondo lui, Two Dog è al campo abbandonato della Nero. Ok, lascia fare a me. Devi portarmi il suo coltello da caccia. Aspetta, cosa? Mi serve una prova. Gesù. Ok, d'accordo, come vuoi. Non deve scappare, Dick. Chissà quanti corpi sono sepolti là. Sì, ci penso io.
Aspetta, apro il cancello. Alkai, mi ricevi? Alkai, ci sei? Maledizione! Qualcuno vada a cercarlo. Controllate agli scavi. Come va, Tucker? Posso dire di aver sentito il tuo cazzo. Ehi, Dico, ci sei? Sì, Eddie. Ascolta, uno dei miei pazienti ci ha sentiti e dice di sapere dove trovare un cane in salute. Ok, ti ascolto. Ci sarebbe questo villaggio a sud di Sherman's Camp. Quattro capanne in croce, in mezzo a posto. Ok, è lungo la superstrada di Santiam, quella che conduce alla vecchia segheria. E... ah, Ricky dice che ci siete andati insieme per avvistare Lorda. Sono alla segheria. Vado a cercarlo. Sta attento, Dick. E ricorda che... c'è una maledetta orda qui? Sì, lo so. Grazie. Passo e chiudo. D'accordo, tu, Dog, dove ti nascondi? Sì. Su, figlio di puttana. Potrebbe seguirmi. Ok. Eccolo. Tu, Doug! Non puoi sfuggirmi, fratello! Ecco il generatore. Ugh!
Dritto in testa. Ehi, Deacon, ci sei? Sì, Eddie. Ascolta, uno dei miei pazienti ci ha sentiti e dice di sapere dove trovare un cane in salute. Ok, ti ascolto. Ci sarebbe questo villaggio a sud di Sherman's Camp. Quattro capanne in croce, in mezzo al bosco. Hai presente? No. Ok, è lungo la superstrada di Santiam, quella che conduce alla vecchia segheria. E... ah, Ricky dice che ci siete andati insieme per avvistare l'orda. Sì, lo stesso giorno in cui siete stati via per ore... alla diga. Ah, certo, sì, ho capito, ricordo quel posto. Deve trovarsi da queste parti. No. Avanti, cagnolino, dove sei? Se fossi un cane.
Oh, un campo di predatori. Siete quei figli di puttana che si divertono ad attaccarmi, giusto? Centro. Ok, è andato. Niente da fare. Sì, lo sento. È qui vicino. Eccolo. Ehi, bello. Ciao. Ehi, come te la passi? Vieni. Ehi, bello. Ciao.
Vieni qui, dai. Sì. Ciao. Ok, vieni qui. Vieni qui. Ok, ok. Oh mio Dio. Va bene. Sì, ho capito. Va bene. Ok, come vuoi. Ok. Ehi! Cosa? Veglia, che... culo pesante! Che succede, amico? E questo cos'è? Cazzo! Cazzo! Ehi! Come stai, piccolino? No, aspetta, piano, piano! Ok, fermo, smettila. Ma da dove salti fuori? Non guardare me. Sì, sì, sì. Ehi, aspetta, mi sa che hai sete. Andiamo a prendere dell'acqua, che ne dici?